Ciao a tutti, allora oggi parliamo di Wygon e per la precisione della come si chiama questa collezione? Cosmo Samurai. Ok, perfetto. Io ho preso alcune cose. Tra le cose più importanti ho fatto un'altra missione per voi. Ah, scusate, prima di tutto se sto proprio così col maglioncione, la sciarpona, anche se sto dentro casa e sto morendo di freddo, quindi scusatemi, ma c'ho troppo freddo. E vi faccio vedere che sono andata a Roma e per voi, da Roma fino a casa mia, che sono tipo mezz'ora di macchina, comunque ci ho messo tanto per arrivare perché ho fatto la spesa e tante altre cose, mi sono fatta gli swatch. Per voi li ho tenuti, non ho messo i guanti, mi sono freddata perché volevo tenere la manica sopra e non sporcare di niente, per farvi vedere tutte le colorazioni. E quindi adesso mi sbrigo a farvele vedere, così poi posso anche levarle. Allora, in ordine, io ho messo sia la matita, perché praticamente, non vi ho detto, queste tinte sono composte da un set che è matita più tinta. Adesso ve le faccio vedere. Allora, sperando che metta bene a fuoco, vediamo se riesco. Ok, perfetto. Allora, questa qui è la numero 01 con la matita, la 02 con la sua matita, 03 e matita, 04 e matita, 05, 06, 07, 08, si mette a fuoco, ok, 08, questa è la 09, questa è la 10 con la matita, questa qua è la matita, questo è lo swatch, so che sono un po' messi male, ma capitemi. Abbiamo detto 10, giusto? Questa è la 11, che è bellissima, questa mi ricordo anche il nome, è Red Orgasm, e questa è la 12, se non sbaglio, che si sta asciugando perché l'ho messa adesso perché il negozio non c'era, ma io ce l'ho. Quindi, allora, le uniche due che ho preso, che io ho, insomma, sono questa qui, che è la 06 Sangria Juicy, non lo so, vediamo se metto a fuoco. Voi abbiate fede, prima o poi metterò a fuoco. Aspettate, vedo se riesco io manualmente, perché sennò siamo qua 30 anni. Ok, ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Adesso vi faccio vedere, praticamente vi viene la scatola così e dentro c'è il kit matita più tinta. E la matita questa qua è la 06, sì. Adesso faccio con voi l'applicazione e vi faccio vedere le due che ho. E scusate se non le metto da Dio, ma praticamente uso lo specchietto della videocamera. Ok. Allora, le matite sono quelle, sono le di tipologia, non so come dire, sono le stesse che erano uscite nel kit natalizio l'anno scorso, che se non vi ricordate era uscito il kit di rossetti e il kit di matite, quindi sono uguali e non sono, sono buone, ma sono durette, non sono morbide come quelle nere che hanno comunque da Wygon, che io adoro, di cui vi parlo sempre. Ok, adesso metto la tinta. Il pennellino, scusate, è fatto così, non ve l'avevo detto, e devo dire che facilita l'applicazione, perché con la punta possiamo fare anche il contorno, mentre poi questa parte qua, vedete, si adatta perfettamente al labbro. E che cavolo, metti a fuoco. E vi devo fare una bella applicazione. Ok, io l'ho messo un po' così, adesso aspetto anche che si asciughi un pochino
E intanto vi faccio vedere un'altra carrellata. Ah, vi dicevo che ho preso questo qua e ho preso questo qua che è il 12 Hot and Wet, mi pare. Sì, c'è sempre combo così. E queste qui di tinte, vi faccio un'altra panoramica. Ricordate, ho qua da destra verso sinistra, sono, cioè vanno da destra verso sinistra, 1, 2, 3, 4 e lo stesso sotto, ok? E vi dico che praticamente queste sono ancora, sono meglio di quelle che hanno, che vengono normalmente, quelle lì, quelle liquide piccoline che vi ho fatto vedere in un video swatch. Sono molto più buone, resistono molto di più, sono bellissime. Questa qua, cacchio, metti a fuoco, ti prego, hai rotto proprio, non ti sopporto più. Oh mio Dio, non lo sopporto più. Questa qui, l'ultima, che io ho, ha la particolarità che quando si asciuga ha all'interno delle pagliuzze dorate. Vediamo se ci riusciamo. Vabbè, facciamo finta. Spero che avete visto bene. In caso, quando poi prendeva, fate un fermo immagine, non lo so, dopo ci riprovo a farvi una bella visuale. Ok, quindi io ho preso questi due kit. Vengono, se non ve l'ho detto, 12,90, ma mi pare che ve l'ho detto. Comunque un buon prezzo per delle tinte che sono buone. Ecco, si sta asciugando. Anche se non so perché, ma in videocamera sembra più chiara. Invece il colore è più scuro, non so come farvelo vedere. Vediamo se rende. Ok, vedete? Spero che renda. Spero veramente che renda. È questa qua. Sì, sì, penso che sta, che rende. Molto molto bella. E faccio una prova con voi. Allora, vedete che c'è rimasto qualche segno, sono i pezzi che non si sono asciugati. E comunque la matita non è NuTransfer, ma la tinta sì, cioè, qui è asciutta, non si attacca a niente, ecco. Perché ancora non è che si è asciugata benissimissimo. Vediamo un po'. Sì, infatti si sta ancora asciugando, però è un colore molto bello autunnale e ci piace tanto. Però adesso vado a struccarmi. Eccomi, scusate, vado a struccarmi sempre se ci riesco, perché voglio farvi vedere anche l'altra. E approfitto per farvi vedere quanto tengono, anche se questa si è appena asciugata, quindi è più facile da togliere. Ma comunque, vedete che non è che vanno proprio via facilmente. Ok. E adesso vado ad applicare l'altro. Qui l'ho messo, volevo farvi vedere praticamente com'è da appena messo, cioè ancora liquido, perché vi faccio vedere com'è adesso e come sarà tra poco che si asciugherà, e praticamente verranno fuori tutte queste belle pagliuzze dorate. Sarà particolarissimo, molto molto bello. Ok, nel frattempo andiamo avanti, vi faccio vedere altre cose. Praticamente io vi faccio vedere quelli che secondo me sono i must have di questa collezione, comunque le cose più, eccomi, le cose più belle da prendere, quelle che ne vale la pena. Ho preso anche un blush che si chiama Dot Blush 08 Dark Rose. Questa è la confezione, questo è il numero, il nome che non metterà mai a fuoco. Sì, ce l'abbiamo fatta. Adesso vi faccio vedere il prodotto e vi dico che questi blush dovete starci attenti, perché scrivono parecchio. Ha un grande specchio e è fatto così. Questo è il colore, che è veramente stupendo, veramente veramente bello. E adesso facciamo lo swatch sull'altra mano. Questo è sul dito, sempre che metta bene a fuoco. Mi sto facendo impazzire oggi questa macchinetta. Ok, eccolo qui. Questo è lo swatch su mano, che è veramente un colore bellissimo, malva, scuro, molto bello. Che per carità, se voi andate, insistete e sfumate,
viene sfumato, non è quello, solo che diciamo che è un colore molto importante. Eccolo qua, bellissimo, e chicca delle chicche proprio questa palette, che è la Geisha Secret, la numero 01, che è stupenda. Poi la qualità degli ombretti Wygon è una cosa impressionante. Io ancora non avevo nessuna palette, niente, quindi ero, diciamo, tra virgolette, giustificata. È fatto, il pack esterno è fatto così, molto semplice. All'interno c'è un grosso specchio e questi colori, cioè, vogliamo parlarne? Bellissimi, speriamo che metta a fuoco. Sono veramente stupendi e adatti per chi ha gli occhi verdi, come sempre vi dico spesso questa cosa, ma avendo gli occhi verdi è inevitabile, insomma. Vi sto facendo gli swatch sul braccio e vi dico che la qualità è impressionante, vedete? Vabbè, comunque adesso finisco di swatchare molto velocemente e arrivo. Comunque davvero, andate da Wygon se ce l'avete nella vostra città e date un occhio a questa collezione, perché è veramente bella. Anche l'altra palette occhi è molto bella. È praticamente tutto bello in questa collezione, ecco perché vi dico, ne vale veramente la pena. E la cosa bella di questa palettina, e anche l'altra mi pare, è che ci sono due colori shimmer che sono anche molto belli e il resto sono tutti opachi, quindi è una cosa stupenda. Ho quasi finito, promesso. Sto facendo lo swatch dell'ultimo colore. Questa palette è molto varia, sia colori caldi, freddi, da sfumatura, intensi, è bellissima. Ecco qua, vi faccio, vediamo se riesco, vi faccio vedere gli swatch, vediamo se riesco a mettervi anche la palettina. Perfetto, spero che vediate bene la bellezza. La bellezza di questa palette è bellissima, veramente veramente bella, e non vedo l'ora di farci un make up, veramente. Approfitto adesso per farvi vedere che, vedete, non è no transfer, questi sono i segni dell'altra di prima, che forse era anche la matita. Vi faccio vedere che spero si veda bene, sì, ha delle pagliuzze dorate stupende, è bellissimo questo colore, ve lo consiglio, è il numero 12, e tra tutti questi io vi consiglio infatti il numero 12. Faccio un'altra panoramica molto veloce delle tinte, se volete poi potete stoppare. E niente, tra tutti questi colori, ripeto, i più belli sono l'ultimo, anche questo è molto bello, e quello, cioè, ovviamente quelli che ho preso, però questo comunque è un colore abbastanza, tra virgolette, normale, che si trova. L'ultimo ne vale la pena, cioè se ne volete prendere solo una prendete questo, e questo qua è un bel rosso, però cose che comunque si trovano in giro. Anche questo ha una lieve prelescenza dorata, ma non tanto eccessiva come questa, che è stupenda, molto anche natalizia. E niente, allora io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia stato utile questo, se avete qualsiasi domanda fatemela qua sotto nei commenti, e niente, ci vediamo alla prossima, ciao!